Sono partiti in 35, ma sono arrivati in 16. Signore e signori, quella che vi mostrerò oggi è una delle gare più intense e folli che si sia mai vista. Circuito del Mugello, 15 ottobre 2017, trofeo italiano amatori, categoria 1000 Pro, ultimo round stagionale. Sin dal primo mattino si preannuncia una giornata pazza. Una fitta nebbia avvolge il tempio della velocità, rendendo impossibile lo svolgersi delle gare. Si parte con 2 ore di ritardo e gare ridotte da 10 a 8 giri. E la tensione è altissima. Nella categoria 1000 Pro, Simone Sbrana è il leader di campionato, seguito a breve distanza da Tiziano Traini e subito dietro da Pierluigi Domenichini. La situazione è la seguente: chi di loro tre oggi vincerà la gara si porterà a casa il campionato. Alle ore 15, con 2 ore di ritardo, finalmente parte la gara. Traini parte a cannone, mentre Sbrana e Domenichini arrancano. Traini prova a scappare, mentre Brana e Domenichini sono in difficoltà, perché da un lato devono recuperare, ma dall'altro devono evitare i rischi. Gli animi sono caldi, la situazione è tesa e nel frattempo il Mugello fa le prime vittime, con Roberto Cremona che dopo un errore di valutazione cade alla San Donato, concludendo la stagione in modo disastroso. Rider ok, la moto un po' meno. Nel frattempo Sbrana è indemoniato e in soli 3 giri raggiunge Traini al comando e subito sferra l'attacco. Una staccata furibonda alla San Donato, con mezza suola lasciata sull'asfalto e Traini che per resistere deve invocare San Brembo, il santo protettore dei freni. E guardate lì, in 5 a giocarsi la vittoria. Nel frattempo Domenichini, 7º, con un ritardo importante, arranca e sembra ormai fuori dai giochi. Sembra. Perché ricordatevi che nel motociclismo tutto può succedere. Al 3º giro, il primo colpo di scena. A Giampiero Galante, 3º, esplode il motore in pieno rettilineo. Un disastro, pericolo di olio, bandiera rossa immediata e gara sospesa. Dopo aver pulito la pista, nuova procedura di partenza. 5 giri da percorrere, tutto da rifare. Sbrana parte male, Traini parte bene, Domenichini parte benino. Sbrana 3º, Traini 4º, Domenichini 5º. Mentre uno scatenato Schirò in testa alla corsa, la variabile impazzita di questa gara, cerca di portarsi a casa un buon risultato. Chi vincerà? Non è ancora finito il primo giro che, arrivati alla curva Bucine, Fontanelli, pilota che si trova a metà gruppo, prova l'attacco su Rizzi. Ma i due non si capiscono e succede il disastro. Si toccano, finiscono entrambi per terra, mangiando la ghiaia della Bucine. Davanti la gara continua, con Sbrana e Traini ormai a ferri corti, ma i due non fanno neanche in tempo a darsele che subito viene esposta la bandiera rossa per la seconda volta. Di nuovo tutto da rifare. Ecco, e a questo punto provate anche solo a immaginare la tensione per i 3 piloti che si giocano il titolo, che si trovano costretti a fare un'altra partenza. Per la 3ª volta in questa giornata si riparte. Traini fa ancora lezioni di partenza, beffando tutti quanti, con Sbrana che lo segue a ruota e Domenichini sempre 5º. Sbrana risponde subito con lezioni di staccata, si mette davanti a Traini e a questo punto scappa, tenta la fuga. Se vuole vincere il campionato deve tentare il tutto per tutto, deve tirare fuori l'asso della manica e così si mette giù e inizia a martellare tempi da record. Ma questa gara è maledetta e lo si era già intuito al primo giro. Così, dopo soli 2 giri, succede l'ennesimo disastro. Una moto ha un guasto, perde olio alla prima curva e tutti giù per terra, 6 piloti coinvolti, pista inondata e per la 3ª volta in una gara bandiera rossa. Tutto da rifare, ancora per l'ennesima volta. Ma qui la situazione si complica perché, oltre allo stress dei piloti, anche le moto si trovano in grande difficoltà perché sono chiamate a fare 4 partenze in meno di un'ora. E la partenza è una manovra che sollecita molto la frizione. Il problema è che non c'è tempo per cambiare le frizioni, quindi l'unica cosa che i piloti possono fare è sperare. Nuovamente in griglia per la 4ª volta in un'ora e subito un colpo di scena. Simone Sbrana non prenderà parte alla corsa. Il leader del campionato fuori per un problema tecnico. Un colpo di scena incredibile e a questo punto, alla 4ª ripartenza della giornata, il campionato si gioca tra 2 piloti, Domenichini e Traini. Saranno 5 giri di fuoco e alla fine ne resterà uno solo. Entrambi partono bene e si trovano a lottare tra loro, mentre Schirò, in gran luce nelle partenze precedenti, si ferma alla prima curva. Frizione bruciata. Traini intanto mette il turbo e al 3º giro svernicia Tomasoni e Arghittu e si porta al comando.
Da lì martella una serie di giri di fuoco mentre Domenichini segue sempre quarto. E curva dopo curva, giro dopo giro, Domenichini vede allontanarsi sempre di più le possibilità di vincere il titolo, che si concretizza sempre di più nelle mani di Traini. Siamo al penultimo giro di gara e Domenichini, che finora se n'è sempre stato tranquillo, sempre lì dietro, sempre a osservare, sempre a studiare, prende una decisione. O la va o la spacca. In questi ultimi due giri di gara tenterà il tutto per tutto. E alla San Donato fa un capolavoro, passando Arghittu all'esterno con un sorpasso da manuale. E ora è terzo. E nel giro di poche curve la situazione si ribalta con Tomasoni che passa al comando e Traini che sfila in seconda piazza. E ora Traini e Domenichini sono attaccati e si giocano direttamente il campionato. E inizia così l'ultimo giro di gara. Domenichini è galvanizzato, è in transagonistica e di nuovo, come una fotocopia, compie un capolavoro all'esterno della San Donato, passando Traini con una manovra da cineteca. E due curve dopo accade l'inaspettato. Tomasoni in uscita di curva ha un'incertezza, la sua frizione sta per cedere. Così rallenta l'uscita della prima variante, Domenichini lo passa e Tomasoni si trova a far da tappo su Traini. Chi l'avrebbe mai detto? Domenichini sembrava spacciato, sembrava il meno favorito. Dopo la prima partenza sembrava non averne più, aveva arrancato, faticava a stare nei primi quattro. E adesso, all'ultimo giro di gara, è in testa alla corsa e si sta portando a casa il titolo. Ha messo il turbo e ora ha il campionato tra le sue mani. Guida in maniera sublime, pennellando ogni traiettoria e solo poche curve lo separano dalla vittoria. Ma si sa, andare in moto non è facile. Trovare il limite senza superarlo lo è ancor meno. E l'errore è sempre dietro l'angolo. Una piccola sbavatura alla curva Scarperia. Un leggero lungo, il sole è un po' più basso, la pista si è raffreddata, c'è meno grip. Una piega fuori traiettoria, un po' di sporco. E il campionato di Domenichini finisce in ghiaia. All'ultimo giro, a 5 curve dalla fine. E così Traini, dopo 4 ripartenze, un'ora e mezza di travaglio e 1000 colpi di scena, è ufficialmente il campione del Trofeo Italiano Amatori 2017 categoria 1000 Pro in quella che è stata la gara più pazza e incredibile di tutta la stagione.